è l'unica soluzione giusta. Ciao ragazzi. Ciao Blair. Allora, è sicuro? Cacciamo Alex? Sì, perché comunque è proprio cambiato, è diventato antipaticissimo. Ci fa un sacco di scherzi. Così, dal nulla, non so perché non ci vuole più bene. Già, ho rischiato di farmi sospendere. Mi ha fatto prendere un brutto voto. Già, sono scherzi di cattivo gusto. Prima faceva scherzi, ma scherzetti, poi li faceva solo ad Halloween e pesce d'aprile. Non così tutti i giorni e tante volte al giorno. Già, ne faceva più di uno al minuto. Beh, quindi come lo cacciamo? Beh, arriva e noi non lo consideriamo. Già, e se ci chiede spiegazioni, diciamo che non è più nel gruppo. E che io l'ho lasciato. Mi sembra equo. Sta arrivando. Forza, parliamo di qualcosa e ignoriamo. Parliamo dell'ultimo anime. Sì. Ah, spero che oggi non mi diano colpe inutili. Io, insomma, molto fastidio. Un altro lavoro a Green Play City. Sì, è vero, ma... Ragazzi, sta funzionando, continuiamo. Io pisello un panino. Ragazzi, no, lo so io che mi vedete. Non ho proprio voglia. Facciamo un cambio di merende, ho chiesto. Sì, vi voglio molto bene. Sì, anche io, siamo migliori amici. Dunque, magnifico. Potrebbe essere più perfetto. Hai visto l'ultimo episodio? Che gruppo da 5? Mi hanno cacciato dal gruppo. No, io non accetto. Mi devo ribellare. Zitti! E non... Oh, guardate, è arrivato Alex. Non me ne ero proprio accorta. Già, io l'avevo scambiato per un cumulo di cattiveria. Sì, anch'io. E dai, ragazzi. Ho sentito che mi avete cacciato dal gruppo. L'hai capito, finalmente? Sparisci, ti abbiamo cacciato. Ma sul serio mi cacciate per cose che non ho fatto? Sì, come no, ci riempi di scherzi. Non sei più divertente. Beh, spero che starai bene con 4 donne, Danny, Non farai qualcosa... Vedi? Ci prendi in giro. Per questo che ci hai dato fastidio. Appunto, loro sono mie amiche. Cioè, lei è la mia ragazza, loro sono amiche. E lei, cosa potrei farci? Siete dei mostri! Tu sei il vero mostro. Abbiamo fatto bene. Sì, infatti. Ora parliamo veramente dell'anime. Sì, dai, tanto abbiamo ancora un paio di minuti prima della lezione. Allora, l'ultimo episodio. Wow, è andato alla grande. E vai, Alex si è ribellato poi così tanto e quindi è stato cacciato. Oh, il nostro piano è riuscito. Ah, è tutto merito nostro. Abbiamo lavorato bene insieme. Sì, infatti, e Alex è laggiù che piange. Ora, se vuoi scusarmi, vado da lui. Tu, non so, sei libero di entrare nello... gruppo. Sì, vado. Volevo dirti che ti ringrazio. Ma è già sparito. Vabbè, lo ringrazierò più tardi. Ehi, ciao. Ma dove sarà? Oh, eccolo là. Ehi, Alex. Va via, Samantha, non voglio vedere nessuno. Stavo passando di lì e ho sentito che ti hanno cacciato nel gruppo. Sono veramente cattivi. Non hai fatto niente di male. Dovevi liberarti di più. Io ho provato, gli ho detto che non ho fatto niente, ma non so cosa. Che gli ha messo. Cioè, non. Perché mi hanno cacciato? Si sono inventati questa scusa degli scherzi per cacciarmi, ma io non ho fatto mai niente di male. In più, io e Argentina abbiamo rotto per la terza volta. Stavolta sento che sarà una rottura definitiva. Bene. Cosa? Voglio dire. Mi dispiace molto. Guarda, ci prendiamo qualcosa alla macchinetta prima della lezione. Così ti calmi un po'. Ok. Andiamo. Andiamo. Cosa vuoi, Giulia? Già. Ho visto poco fa che Alex se n'è andato piangendo. Se l'abbiamo cacciato, ora puoi scriverlo sul blog e ciao. No, ecco. Mi chiedevo che, visto che... ora Alex se n'è andato e vi preferivo come gruppo da 6. Non tornerà con noi. No, volevo entrare io. Tu, la pettegola che dice tutti i nostri segreti sul blog, entrare nel nostro, così ci scopri i punti deboli e li pubblichi. Come no? Non siamo stupidi, sparisci. Ma no, vi giuro che... Sparisci, ho detto! No, non è giusto.
posto. Adesso Alex se n'è andato. Samantha ha ottenuto quello che volevo, ma io no. No, devo chiedergli di aiutarmi. Attenzione che è caldo, eh. Eccoli lì. Cosa? Samantha, posso parlarti un attimo? Vai, vai, io intanto è bollente. Sì, certo, torna subito. Ma che cosa vuoi? È come un appuntamento. Cercano di avvicinarlo a lui. Sì, sì, bene, bene. Tu ti sei ottenuta a lui, ma loro non vogliono farmi entrare. E visto che io ho aiutato te a cacciare Alex e che conquistarlo, insomma, mi devi aiutare ad entrare nel loro gruppo. Se no, insomma, hai ottenuto solo te. E quindi, insomma, il piano è finito. In che senso? Non hai capito, io ti ho usata per farmi fidanzare con Alex. Come sei stupida, prima ti va... Cioè, qualche giorno fa contavi, io sono detective, sto bene a investigare perché scrivo tutto sul blog. Ci sei cascata come una polla. E ora lasciami stare. Eccomi qui. Cosa voleva? No, niente, solo rompermi le scatole. Ok. Ha ragione, ci sono cascata come una polla. Come ho potuto fidarmi di Samantha Brong? Lei inganna tutte, ingannato Argentina, le sue ex amiche. Sono una stupida, stupida, e io non ho tenuto niente. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Beh, è stato molto bello, insomma. Alex è stato cacciato dal gruppo. E loro sono contenti perché, insomma, chi ha ottenuto qualcosa di bello sono loro che hanno cacciato Alex. Lei che lo sta conquistando. E basta, lei non ha tenuto niente. Grazie per avermelo ricordato, Camera Girl. Detto che però potevate far entrare Samantha nel vostro gruppo. Ma sei impazzita? Lei è mesi che scrive sul blog i nostri segreti. Appunto. È molto antipatica e ci prende in giro. Usa quel blog... Ehi, se voi direste la verità ai vostri coetanei e ammetteste i vostri sentimenti, lei non li scriverebbe sul blog. Beh, magari non siamo pronti o è una cosa che non vogliamo proprio dire. Vabbè. Iscrivetevi, lasciate like, condividete il video, attivate la campanella e scrivete nei commenti se secondo voi dovremmo fare entrare Giulia. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Dun 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 dun.